sano si arricchisce di questa, come posso dire, allestimento, di questa allestimento verso sempre più verso la bandiera blu. È un'iniziativa molto importante, fatta da un'associazione di volontariato che da anni si spende per il territorio di Pulsano, che porta avanti iniziative lodevoli, e questa soprattutto mi permetto di dire che si inquadra in un percorso che l'amministrazione comunale, insieme anche ad altre istituzioni, sta portando avanti per ottenere il riconoscimento della bandiera blu. Uno strumento importantissimo per dare ancora maggiore vigore all'economia, che attualmente per certi versi è ancora potenzialmente verso l'economia turistica, ma che noi vogliamo tutti quanti insieme, indipendentemente dai colori politici, dalle bandiere, far portare a Pulsano davvero un'economia turistica a tutti gli effetti, con la destagionalizzazione e quindi l'ottenimento della bandiera blu, che si inquadra anche in un percorso di infrastrutture importanti. Penso a quello che stiamo facendo ad esempio con l'autorità idrica pugliese per quanto riguarda il completamento della rete idrica nella zona rivierasca. Io penso che questo sia il futuro per la nostra comunità. E ovviamente ancora un grazie all'associazione Pulsano da Mare per quello che è stata capace di fare anche in questa occasione.